Ci troviamo in compagnia di Marika Minervino, una delle giocatrici della squadra di basket di Atri Banca Sabbiese Stabia. L'anno scorso hai giocato in A1, vuoi descriverci il tuo passaggio in Atri? Allora, sicuramente è un campionato con livello sicuramente differente, però comunque l'impegno che dobbiamo metterci è sempre lo stesso e anche io, perché poi comunque le emozioni sono quelle, la partita è sempre un impegno ed è sempre una cosa nuova e tu appunto sempre per tutta la settimana devi sempre impegnarti al meglio per poi poter giocare al meglio. Come e perché ti sei avvicinata al basket? Allora sì, mi sono avvicinata al basket, stiamo parlando quindi degli inizi proprio, perché ero alta, sono sempre stata la bambina anche più alta e quindi con un consiglio delle persone della mia scuola, dei miei insegnanti, mi hanno detto di provare questo sport e poi quindi non mi sono più poi staccata. È uno sport che ti dà emozioni? Sì, certo, sarebbe impossibile negarlo, ma d'altronde come tutti gli sport, perché innanzitutto metti alla prova te stessa e poi comunque ti metti anche a confronto con le varie situazioni, anche i vari diversi obiettivi che ti dai, quindi trovi sempre situazioni differenti e a volte è anche bello trovarsi di fronte, ecco, appunto, magari tu non sapevi neanche di avere, perché poi trovi anche dei limiti, però è sempre bello ed emozionante riscontrare delle nuove situazioni e soprattutto poi quando anche si vince, è una bella emozione. Ma hai praticato altri sport? Sì, sì, ho fatto nuoto per 8 anni, da piccola, dagli 8, no, dai 7 ai 11 anni. 11-12 anni. Quindi puoi approcciare anche tardi comunque al basket, sui 13 anni. Vuoi descrivere al pubblico il tuo ruolo? Il mio ruolo? Beh, il mio ruolo è... sono un'interna, ovvero gioco sotto al canestro. E vabbè, il mio ruolo è quello di prendere, soprattutto giocare in difesa, quindi prendere rimbalzi e difendere l'area colorata e evitare il più possibile che le persone entrino e che penetrano vicino al canestro e poi ovviamente segnare anche. E, no vabbè, proprio tecnicamente. Sì, è giocare qui vicino al canestro e prendere rimbalzi. Ecco, proprio sintetizzando il tutto è questo, anche se poi ci sono altre dinamiche diverse, però sono tante. Cosa ti aspetti dal futuro, dal punto di vista sportivo? Allora, dal futuro? Bella, bella domanda. Guarda, io spero di prendere tutto, nel senso che non vorrei... Vorrei sempre parlare al presente di questa cosa, nel senso che vorrei sempre che lo sport mi accompagnasse. Io lo spero. Non so, quello che mi riesce a dare io prenderò tutto, perché non vorrei mai lasciarlo. Quindi adesso magari sarò da protagonista, un futuro non, anche se non sarò la protagonista, magari anche al di dietro le quinte, però comunque vorrei esserci, vorrei sempre che mi accompagnasse. In questo sport è importante l'aggregazione con le altre ragazze? Certo. Vabbè, questo è sempre, magari ecco, ci colleghiamo alla prima domanda, nel passaggio dalla 1 alla 3. Sì, è una cosa che, anzi, prima della partita, prima del gioco, quello che è importante è la coesione all'interno del gruppo. Quindi ricostruire le dinamiche prima all'interno della squadra e poi magari in campo. Solo questo, ma questo è anche magari un segreto per le vittorie e per andare avanti nel campionato. Lo stare insieme bene e costruire delle cose buone. Ci troviamo in compagnia di Martina Cannavale, una delle componenti della squadra di basket di Atri Banca Sabbiese Stabia, facente parte del gruppo Under 19. Come e perché ti sei avvicinata al mondo del basket? Mi sono avvicinata al mondo del basket più o meno alle medie, in seconda media, perché fecero un corso di pallacanestro la mattina e mi piacque, quindi decisi di continuare anche il pomeriggio. E, cioè, piano piano, cioè, all'inizio è difficile perché tutti quanti che sanno giocare tu devi iniziare, queste,
cioè queste nuove regole, poi piano piano piace sempre di più e si continua. È uno sport che ti dà emozioni? Sì, sempre, cioè, ogni partita è diversa, ogni allenamento si impara, anche perché abbiamo questi nuovi allenatori, quindi anche dalle compagne si impara, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo. Cosa ti aspetti dal tuo futuro dal punto di vista sportivo? Non lo so, non, cioè, dal punto di vista sportivo è un po' difficile, anche perché si deve mettere sempre in conto anche lo studio, quindi non so, cioè, per ora faccio quest'anno qui e poi